Ancora collegati con il Modà di Salvo Figura, continuiamo questo nostro interessantissimo incontro con Virginio Puzzo. Intanto grazie. Arriva il caffè per te e per me, grazie Virginio, grazie ad Asia che con la sua classe, col suo charme riesce veramente ad incantare i nostri telespettatori, perché abbiamo ricevuto tanti bei complimenti per Asia. Virginio, il caffè, il momento del caffè, importante per te? Molto importante. Infatti, dopo pranzo, cosa si beve? Si beve il caffè. Io lo assaggio, consentitemi. Possiamo senz'altro ritenerti pronto. Buono, intanto è ottimo. Partito il nostro countdown, ottimo, perché ottimo. Giustamente con il countdown, il conto alla rovescia, noi riusciamo anche a porti la domanda che avevamo già fatto in precedenza, prima dello stacco riservato ai comunicati commerciali. C'è un luogo di Siracusa a cui ti senti particolarmente legato? Tanti. Il primo, dove sono nato io, via Porte Vigliena, quindi tra via Nizza e via Lagona. Poi c'è la Graziella, dove io andavo ad ascoltare da Pilluccio, la cantina Pilluccio, dove io andavo ad ascoltare le discussioni, i discorsi che facevano i pescatori, eccetera. Poi la Giudecca che era la vita di Siracusa, ascoltare quelle voci, quello che vendeva il sanguinaccio, quello che vendeva legumi, quello che vendeva il baccalà, quello che vendeva il pesce. Sono delle voci indimenticabili, sai, che mi suonano sempre, quindi sono dei posti. Poi la via Maestranza, la via Roma, una Siracusa che non c'è più. Che non c'è più, è vuota, è vuota. Io vedo tante di quelle volte con mia moglie, passeggiamo sulla Giudecca e dico sempre, qua c'era Tizio, qua c'era Caio. Però c'è una nuova movida, a ragione del vero. Però c'è un fatto, che tutte quelle case sono tutte chiuse, peccato, le porte tutte rotte. Cioè dico, Piazza San Giovannello, ristrutturata, fatta bene, la Giudecca proprio in fondo, dove c'erano i due cognati che vendevano i gelati, vendevano pasticcine. Però insomma, non lo so, quelli sono i locali belli dove io ho assimilato molto, ritornando ai canti popolari. Ho assimilato molto, perché tutta questa gente, sai, si metteva fuori, possibilmente passava del tempo o col mandolino che e si metteva a cantare, ma c'era la vita. C'era la vita. C'era la vita. Senti Virginio, ritorniamo nuovamente alla tua attività artistica da Siracusa, ad un certo punto a Roma, nei teatri della capitale. Che cosa è rimasto in te di quella esperienza? Ma sai, io sono partito da Siracusa già, diciamo così, preparato, perché vedi, competere con i grandi, con la Mazza Mauro, con Pippo Franco, con la Laura Trocer, con Lando Fiorini, tanti bigli veramente del mondo del vero cabaret, sai, non era facile. Però siccome venivo, diciamo, ripeto, dalle tavole del palcoscenico, sai, sapevo che dovevo studiare, mi è rimasto molto. Senti Virginio, l'amore è uno dei temi che tu affronti con una certa frequenza nelle tue canzoni. Quanto conta nella vita di un uomo e nella tua vita in particolare? Ma se non c'è amore nella vita, se non c'è amore nella vita, ma che motivo c'è di campare, di vivere? L'amore è tutto, l'amore è tutto. Però chi lo canta lo deve sapere esprimere, deve far capire cosa significa amore, perché ormai io sento un mare di personaggi bravi, cantanti, però quando si parla di amore sono in pochi quelli che cantano l'amore. Tu recentemente hai festeggiato 60 anni vecchio di attività artistica. Vecchio. 60 anni. Vecchio, cioè, vecchio. Tu hai ricevuto anche, tra gli altri premi, ricordiamo, sei stato anche negli Stati Uniti, a Boston, hai ricevuto un premio alla carriera. Però parliamo di quello che hai ricevuto recentemente, il premio Paladino. Paladino. Amici telespettatori, standing ovation, appena il conduttore ha pronunciato il suo nome, il pubblico presente si è alzato in piedi,
quindi attestati di stima e simpatia. Che momento emozionante è stato? Lo sai, qua si parla di emozione, tu mi fai emozionare. E praticamente intanto devo dire grazie a Lordo Formoso, perché tanti anni fa lui con il premio Paladino mi aveva premiato come attore, perché io fui uno dei sei praticamente fondatori del Teatro di Sicilia, dove Aldo Formoso era il direttore e che ringrazio sempre. E invece questa volta è stato un premio alla carriera. Ed è stata una cosa praticamente nuova per me e anche per lui, perché ha mandato, quando mi ha annunciato, ha mandato su uno schermo grande Tutti gli sciumi, una canzone che il nostro Luigi Bianchi ha registrato, ha curato la regia alla Fonte Ciane, bellissima, perché l'ho fatta vedere a tanti esperti. E quindi hanno avuto sempre consensi, mamma mia, infatti si trova su YouTube chi è che Vigilio, essere... ci dobbiamo lasciare, sì. Perché il tempo... E quindi, caro mio, sai, quando io, poi la gente si è alzata, si è... È stato emozionante. Bellissimo. Senti Vigilio, io prima di lasciarti voglio strapparti una promessa. Verrai a trovarci. Con piacere. Verrai a bere un altro caffè offerto da Asia. Con piacere, con piacere. E prima di lasciarti però ancora una domanda finale. 60 anni di carriera, abbiamo detto, favolosa, fantastica. Ci vorrebbero mesi per raccontare tutta la tua vita artistica. Però ci puoi dare i nomi di tre persone a cui vorresti dedicare veramente parte di questo successo? Però senza commozione, dai. Mia madre, mio padre, mia moglie. Perché? E lei lo sa, tu conosci benissimo mia moglie Letizia. Noi ci fermavamo con la 500 lassù con la panoramica e io studiavo le canzoni, il canto popolare. E lei ti seguiva? Sì. Mi diceva, no Virginio, qua devo entrare così. Quindi il manico della chitarra usciva fuori dallo sportello. Quindi devo ringraziare queste tre persone. Grazie. E noi ovviamente ringraziamo te, caro Virginio, per essere stato nostro graditissimo ospite. Amici, vi lasciamo, vi ricordiamo sempre l'appuntamento qui dal Modà di Salvo Figura dal lunedì al sabato con il programma Pausa Caffè. Grazie, arrivederci.